continuato a navigare anche dopo l'affondamento del Titanic. No, quando sono arrivato a New York ho cambiato vita. Io non avrei mai smesso di fare il marinaio. E perché è affondata se, come dici, era la nave più bella del mondo? Non era stata costruita bene? Era una nave perfetta. Su questo vecchio giornale c'è scritto: tragico epilogo del viaggio inaugurale del Titanic. La nave è affondata, centinaia i dispersi. Ci sono stati molti morti, nonno. Piccolo mio, questa è una storia molto lunga e complicata. A dire il vero, quei dispersi non sono mai stati dispersi. Fu un equivoco degli umani. Un giorno o l'altro vi racconterò tutto. Cosa? Calma, piccoli, state buoni, non fate tanta confusione. Senti, nonno, a cosa serviva questo fischietto? Eh? Dove l'hai preso? Posalo subito, è pericoloso. Questo fischietto? Dammelo. Perché me l'hai tolto? Questo serviva a chiamare il terribile denti di ghiaccio. I denti di ghiaccio? Era una creatura spietata e crudele. Mi avete convinto, vi racconterò tutta la storia. Se promettete di stare buoni, però. Certo che staremo buoni, non è vero, ragazzi? Sicuro! Sì! Dai, nonno, comincia a raccontare! Noi ci mettiamo seduti buoni buoni e non ti interromperemo mai! Ancora oggi per me il Titanic è la nave più bella che abbia mai solcato i mari. Tutto cominciò tanti, tantissimi anni fa nella vecchia Inghilterra. Lo ricordo come se fosse adesso. Era una giornata bellissima e nel porto c'era una gran confusione. Mamma mia! Mamma! Aspettami! Avanti il prossimo! Ehi, tu, scendi giù, sbrigati! Stai buono, mi raccomando! Tocca a voi, sali! Il prossimo! Ehi, cosa fai? Indietro! Eccoci qui. Vieni, Elizabeth. Che cosa ne dici? Eh? Lascia senza fiato. È bellissima. A nome del comandante le do il benvenuto, signor ministro. Mia figlia è impaziente di salire a bordo. Non è così, Elizabeth? Già, non vedo l'ora. Va a controllare gli alloggi del duca di Camden e della sua famiglia. Subito, signore. È grande. Certo che lo è, Shock. Procedete all'appello nominativo, signor Connors. Dunque, vediamo l'elenco. McMouse e signora, Orotto e famiglia e i due piccoli, Rato Raton e signora, Antonio Soricio e signora Eva, con i piccoli Clelia, Rosalba, Marina, Alfonso, Gennarino, presente. Pasquale, Camino, Mario, sono Marco, Claudio, Francesca e Lia. È finita finalmente. Complimenti, avete davvero una bella famiglia. Grazie. Grazie tante. Monsieur Beaujolais, madame. Oui, monsieur. Herr Kartoffel und Frau. Ci siamo. Monsieur Fromage. C'est moi. Amelia Rodriguez da Silva con i figli Ronny ed Estrella. Eccoci, siamo qui. Me la prego, mi chiami anche lei Stella, come fanno tutti. Io invece mi chiamo Top. Top Connors, grazie Ronny, sei molto signor gentile. Signor Connors! Agli ordini, signore! Dobbiamo accelerare le procedure d'imbarco, il tempo stringe, qui sulla banchina siamo esposti ai pericoli. Salite sulle gomene e non fermatevi per nessuna ragione. Mi raccomando, piccoli miei, dobbiamo fare molta attenzione. Si scivola su quella corda! No, no, ragazzo.
Ma da questo momento dovrei imparare a chiamarla Gomena come noi marinai. Sono i topi di terra, la chiamano corda. Hai capito? Sì, bene. Ho capito perfettamente, signore. Allora, saliamo su quella gomena e corriamo, senza fermarci per nessuna ragione, sperando di non cadere in acqua. Oh, fa così freddo qui. Tutti in fila e cominciate a salire a bordo. Andiamoci a mettere in fila. Non voglio stare per un po' di bollicore, la roba. Mi raccomando, Ronny, ti affido ai tuoi compagni e in particolar modo tua sorella Stella. Sta tranquillo. Per quanto riguarda velocità, equilibrio e destrezza, non mi batte nessuno. Bravo, mozzo. Adesso va. Su. Ehi, scusa un attimo, sei brasiliano, vero? Ma che sei venuto a fare qui in Inghilterra? Sono venuto ad imparare un gioco nuovo, si chiama football. Ma noi brasiliani lo trasformeremo un po'. Che cosa? Non vorrete certo cambiare le regole del gioco, oh? Le regole vanno benissimo, ma credo che noi ne cambieremo un po' lo spirito. Aspetti, le faccio vedere. E un po' appello. Lo ringrazio. Allora, le è piaciuto il mio modo di giocare? Perché non saliamo a bordo? Non essere impaziente, Elizabeth. Buongiorno. Buongiorno, signore. La vostra presenza renderà questo viaggio meraviglioso. Lei ci lusinga, barone. È la pura verità. Signor Duca, Elizabeth. Buongiorno. Barone. Avete visto che splendida giornata? Elizabeth, meraviglioso. Non puoi comportarti in questo modo. Il barone Van der Tilt ha chiesto la tua mano. E sia io che la tua matrigna lo giudichiamo un ottimo partito. Io non lo sposerò mai. È una vecchia canaglia con lo sguardo da rettile. Ma il barone non è vecchio, ha soltanto 40 anni. Giusto, è una matura canaglia con lo sguardo da rettile. Elizabeth, non ti permetto di essere così impertinente. Ricordati che io e la tua matrigna vogliamo soltanto il tuo bene. Mi prometti di pensarci? D'accordo. Cosa succede laggiù? Ci sono i gitani. Va pure, papà, vi raggiungerò subito. Cosa fa quella marmaglia? Coraggio, Smile. Divertiamoci un po'. Olè! Olè! Ehi, hai visto quella ragazza laggiù? Niente male, eh? Giù, va da lei. Coraggio! Olè! Ho l'impressione che la tua figliastra tenti di evitarci. L'importante è che faccia quello che voglio io. E lo farà. E se rifiutasse di sposare il barone? Sorellina, sai benissimo che io ottengo sempre quello che voglio. Ma insomma, questo cagnaccio disturba i nostri tesori. Va via, bestiaccia. Muoverti con tesoro, non parli. Cosa succede? Accidenti, adesso ti acchiappo, vieni qui. Jeffrey, sei il solito incapace, ci penso io. Scusi, signor Barone. Sei un imbecille. Scusi tanto. Ehi, bel cucciolone, vieni da me. Piano, non farmi cadere. Aspetta, mi tolgo i guanti. Buono, non essere impaziente. Dammi solo il tempo di togliermi il guanto. Ecco, così va meglio, vero? Sei proprio un simpatico botolo. Chissà se quel signore con cui ti ho visto è il tuo padrone.
Ehi, torna qui! Hai fatto buona caccia, amico mio? Che profumo inebriante. Che cosa c'è? Don Juan, principe dell'Andalusia e re dei gitani, ha finalmente trovato la sua donna ideale. E lei? Elizabeth, vieni, saliamo a bordo. Quel ragazzo potrebbe intralciare i nostri piani. Ha ragione. Jeffrey, vieni qui. Chiedi chi è quello. Mi scusi, signore, ma l'animale va tenuto al guinzaglio. Guarda che ti stai rivolgendo a Don Juan Almeida y Cervantes y Castilla y León, principe dell'Andalusia. Ma io mi riferivo all'animale. Davvero? Il principe non viaggia certo con degli animali. Qui ci sono solo i suoi amici del seguito, è chiaro? E noi siamo gitani puro sangue. E allora, sta molto attento a quello che dici. Non si è mai visto un gitano al guinzaglio. E chiunque osi solo immaginarlo avrà a che fare con noi. Adesso spostati. Barbari, quelli sono dei barbari. Ah, che gentaglia. Ma che succede? Maledetta bestiaccia, me la pagherai! Ti getterò in mare per questo! Ehi, cosa c'è, Smile? No, il diavolo! Del mondo è salpata stamattina. Il ricco uomo d'affari Van der Tilt ha chiesto la mano di Lady Elizabeth, figlia del ministro del regno Lord Camden. Ragazzo, vieni qua, dammi una copia di quel giornale. Arrivo, signore. Eccomi. Tenga. Ecco a te. Il Titanic è salvato stamattina. Scrivi, Jeffrey, a tutti i comandanti delle baleniere. Tenetevi pronti a salpare in qualsiasi momento, non appena riceverete il mio ordine con un altro messaggio telegrafico. Firmato Van der Tilt. Dimmi, mio insostituibile segretario, che cosa c'è da ridere? Perché non fai divertire un po' anche me? Oh, niente, niente, signor barone. Ero semplicemente compiaciuto per la maestria con cui sta conducendo questa operazione. Sì, sta procedendo tutto nel migliore dei modi. Per quale motivo il duca di Camden non dovrebbe concedermi la licenza esclusiva di caccia alle balene? E soprattutto la mano della sua adorata figlia. Sposando Lady Elizabeth, lei diventerà sempre più ricca e potente. Oh, mi scusi, signor barone. Hai ragione, mio fido Jeffrey, hai colto nel segno. Quello che conta è il denaro, il potere. Il resto sono solo dettagli per raggiungerli. Allora, sei ancora qui? Muoviti, vai immediatamente a spedire quel dispaccio. Sì, signor barone. E ricordati che voglio anche sapere tutto su quel ragazzo con quello stupido cane che abbiamo visto all'imbarco. Sarà fatto, signor barone. Vado immediatamente. Un'altra cosa, Jeffrey. Non amo ricevere dal mio segretario opinioni non richieste.
Signor Gray, che macchine a mezza forza. Signor sì. Bene. Macchine a mezza forza. Mi scusi, signore. Sarebbe ora che lei si recasse nel salone delle feste per il pranzo di gala. D'accordo, vado immediatamente. Odio i pranzi di gala e odio la mondanità. Signor Gregg, voglio che mi avvisi subito, anche per il più piccolo problema. Signor sì, capitano. Aspetta, Ronny, siamo in ritardo. Corriamo! Compagni marinai, questa Suzuki siamo è la nave più bella che ci sia. In questo momento chissà quanti topici ci stanno invidiando, ma purtroppo non è tutto oro quel che luccica. Il grosso problema di questa nave è che è nuova e non è mai stata ispezionata da nessun topo, quindi andrà controllata da cima a fondo. Gli umani si sa sono avidi e a volte utilizzano materiale scadente o montato male. La buona notizia è che il cibo sarà vario e abbondante, come ci ha assicurato il nostro vivandiere, sì, signor Camembert. Salve, amici. È un vero piacere conoscervi. Il signor Camembert ha già ispezionato le cucine. Quindi grazie a tutti. La riunione è sciolta. Un momento. Stavo dimenticando di darvi un'informazione importantissima. Gli umani hanno portato a bordo dei cani e purtroppo anche due gatti. Perfetto! Vuol dire che oltre al cibo abbiamo anche un po' di divertimento assicurato! Attento, Ronny, non si scherza col fuoco! Io li ho visti quei due! Sono dei gatti dei quartieri alti, di quelli che uccidono per puro e semplice divertimento, non certo per fame! Avete sentito il comandante? Mi raccomando, state molto attenti! Diamo un'occhiata alla sala da pranzo? Andiamo! Arrivederci, Stella! Signor Connors? Sì! Ronny è un po' scapestrato, ma sono sicura che lei saprà tenerlo a freno. Sicuro, sta tranquilla. Prego, si accomodi. Ecco il barone. Buonasera. Duchessa. Stavo lavorando e non mi ero reso conto dell'ora. Lady Elizabeth, lei è più incantevole che mai, signor Duca. Capitano, ha già conosciuto il barone Van der Tilt? Ho avuto questo onore stamattina. Io non immaginavo che esistessero posti simili. E io che credevo di aver già visto tutto. Da quei tavoli non cadranno delle briciole, ma bensì nettare, nettare di formaggio. Raffiniamo qualcosa. Io non ti permetterò di fare sciocchezze. L'ho promesso alla tua deliziosa sorellina. Questa nave è un vero splendore, non trovi? Sì, cara. Guarda, quel tavolo è pieno di cose buone. Non farmici pensare. Più tardi festeggeremo con tutti gli avanzi. Dici davvero? E se si mangiassero tutto? Tutto? No. Propongo un brindisi alla coppia più famosa su entrambi i lati dell'oceano, a Lady Elizabeth Camden e al barone Van der Tilt. Sarebbe bello se decidessero di coronare il loro sogno d'amore sulla mia nave. Sono commosso e onorato per questo stupendo brindisi, comandante. Grazie. Che splendida idea! Un matrimonio sul Titanic, ne parlerebbe tutto il mondo! Tu non credi che sarebbe fantastico, mio caro? Che ne dici? Scusatemi, io credo che sarebbe fantastico se a volte qualcuno si ricordasse di chiedere la mia opinione su tutta questa faccenda, visto che mi riguarda personalmente. Ho sempre voglia di scherzare. Mai stata così seria. Vi chiedo scusa, ma credo di avere un accenno di mal di mare. Vado a prendere un po' d'aria. Continuate senza di me. Aspetti, Lady Elizabeth, sono mortificato. Le chiedo scusa, ma non immaginavo... Oh. Non si preoccupi, si accomodi. Non è colpa sua. Tua figlia è sempre la solita impertinente. Una vera signora non si comporterebbe mai in modo così disdicevole. Quella donna non mi piace, non mi piace per nulla. A me sì, invece. È un sogno, è bella come un angelo. Ha il carattere di una topolina di Bahia e la classe di una principessa. Chi? Quella strega seduta al tavolo? Ma no, cosa ti salta in mente? Sto parlando della visione celeste che se n'è andata. Che cosa? Metti i piedi a terra! Nel caso te ne fossi dimenticato, quella è una donna e tu sei un topo! Io non sono razzista. È una ragazza meravigliosa e noi brasiliani apprezziamo tutte le bellezze della natura. Perché non la seguiamo? Sono sicuro che quella strega sta tramando qualcosa contro di lei. One more word
Come ti chiami? Siamo noi, i delfini! Non è possibile. Voi parlate e io riesco a capirvi. Guarda che non ci hai ancora detto il tuo nome. Avanti, parla. Sei rimasta senza voce. Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Elizabeth! Molto bene, Elizabeth. Se riesci a capirci, è per merito delle tue lacrime che, unendosi a un raggio di luna che cadeva nel mare, hanno operato una magia. Adesso però devi smetterla di piangere. O hai deciso di farci affogare tutti? Scusatemi. Caspita, che stanco! E che botta! Oh, quanto mi piacerebbe essere come voi. Beh, certo, noi siamo molto belli, ma anche tu non sei male. Lo sapevo che ero una persona giusta, e dal momento che grazie a questa magia potrà comunicare anche con noi, ci sarà più facile aiutarla. Incredibile, incredibile, favoloso! Ehi, calma, che succede? Ma non hai visto? Non hai visto? Che elevazione! Di cosa parli? Sotto porta sarebbero micidiali. Un colpo di testa fulmineo e zac! Gol! Perché vorresti essere uno di noi? Oh, se io fossi un delfino sarei l'essere più felice del mondo. Sarei libero di scorrazzare per tutti i mari senza avere nessun tipo di preoccupazione. Allora non avrei alcun motivo per piangere. Se tu fossi al nostro posto, non avresti il tempo per piangere. Noi stiamo combattendo una durissima battaglia per la salvezza delle nostre amiche balene, a cui la flotta del barone Van der Tilt dà una caccia senza tregua. Che cosa? Non ci riusciranno! Noi glielo impediremo! Ora la flotta è stata aumentata e daranno la caccia alle balene anche in acque che fino a poco tempo fa erano vietate alle baleniere. Sarà una catastrofe e le nostre povere amiche verranno massacrate. A meno che tutti insieme non ci impegniamo a fare in modo che avvenga un miracolo. Il suo cognac, eccellenza. A lei, signor barone. Come le stavo dicendo, duca, tutte le mie baleniere sono pronte a salpare. Centinaia di uomini stanno fermi nei porti aspettando un mio ordine. Mi costano migliaia di sterline. Sì, sì, certo, capisco. Capisco il problema. Beh, dal momento che Elizabeth e io ci sposeremo, la concessione delle licenze di pesca sarebbe un perfetto dono di nozze. Potremmo sposarci qui sulla nave. E per quanto riguarda le licenze, mi basta la sua parola. Siamo tra gentiluomini. Non c'è nessuna fretta, né per il matrimonio e nemmeno per le licenze, mio caro barone. Buonanotte. Buonanotte. Signor barone, ho visto Lady Elizabeth che... Maledizione! In un modo o nell'altro, a dispetto di tutti, otterrò quelle licenze di pesca. Dà immediatamente l'ordine alle baleniere di salpare e di iniziare la caccia. Aspetta! Sì? Vai ad avvisare chi sai di tenersi pronto. E da questo momento non perdere d'occhio, Elizabeth. Devi diventare la sua ombra, hai capito? E se ti farai scoprire, ti prometto che dovrai ritornare a terra a nuoto facendoti largo tra gli squali. È chiaro? C'è più nessuno. Che succede, Jeffrey? Mi hai chiamato? Mi stavo lavando i denti ed è un lavoro lungo, quindi sbrigati. Denti di ghiaccio, un messaggio da parte del barone. Bene, io e i miei ragazzi non vediamo l'ora di sgranchirci i muscoli. Calma, denti di ghiaccio, per ora tieniti pronto e non allontanarti dalla nave. Ok, porta i miei omaggi a Sua Eccellenza e digli che siamo pronti a distruggere qualsiasi cosa. Ci vediamo, Jeffrey! Oh, signor barone, lei è sempre così gentile. Oh no! Oh, il mio è talmente determinato che niente può resistere. Che cosa farà Lady Elizabeth a pranzo? Avremo il piacere della sua presenza. No! Credo che saprà ancora del suo mal di mare. Ma non si preoccupi, risolverò io tutto al più presto. Oh,
Ronny, sali da quella parte. Ciao Elizabeth, noi siamo amici. No, non spaventarti. E volevamo dirti che tu dovresti essere nella sala da pranzo. Io al tuo posto sarei già a tavola. Non andrò mai più a quella tavola. Non voglio più incontrare il barone. No, non devi nasconderti. Non credi che sarebbe meglio affrontare la situazione e parlare chiaramente con tuo padre e con il barone? No. Sì, però... Mio padre ormai è completamente manipolato da Rachele. Oh, io l'avevo detto che quella era una strega. Oh. Ascoltami, non puoi arrenderti così. Il risultato non è scontato. Devi combattere. Oh. E chi ti dice che io voglio arrendermi? So che voi due aiuterete sia me che quelle povere balene. Puoi scommetterci, Elizabeth. Anch'io ci sto. Ehi, la smettiamo con tutta questa tristezza. Coraggio, ragazzi, suoniamo qualcosa di allegro. Forza, dai! Ah! Che c'è, Smile? Sei irrequieto. Vuoi che mi alzi? Insomma, mi lasci tranquillo. D'accordo. Non sono triste. Ho voglia di starmene un po' qui da solo, a pensare alla bella sconosciuta. Secondo te la rivedrò? Hai ragione. Certo che la rivedrò. Devo assolutamente fare qualcosa. Resto qui fermo a struggermi mentre siamo sulla stessa nave. Anche questa sera non si è presentata a tavola. Dovrò parlare con quella benedetta ragazza. Dovrà dirmi cosa le passa per la testa. Maledizione! Quella stupida di Elizabeth rovinerà tutti i nostri piani. E quel vecchio imbecille che ho sposato l'aiuterà. Vado subito dal barone. Oh, ecco, un pezzo a te e uno a Ronny. Ma non è ora che andiate? E non si può fare il duro lavoro dello spionaggio senza prima incamerare energia? Penso che tu ne abbia incamerate a sufficienza. Su, andiamo! Arrivo! Ci vediamo! A più tardi! Un momento, noi verremo a fare il rapporto, ma tu, in cambio del nostro aiuto, devi prometterci che non te ne starai più nascosta in cabina! Se vorrà ottenere la licenza di pesca, dovrà convincere il vecchio che Elizabeth è innamorata di lei. Come si può fare? Dobbiamo trovare una soluzione. Ha ragione. Comincio a dubitare del mio fascino. Oh, il suo fascino di un serpente velenoso! Ma quella ragazza è troppo... Puoi stare zitto! Per apprezzarlo. Però io ho un'idea che forse riuscirà a salvare il nostro accordo d'affari. Oh, il nostro accordo non riguarda solo gli affari. Qual è la sua idea? Lei stasera dovrà farsi vedere da mio marito mentre esce tutto felice dalla cabina di Elizabeth. Dovrà dirgli che tutti i malintesi sono stati chiariti e gli farà firmare quelle maledette licenze prima che lui parli con sua figlia. Lady Rachele, ha avuto un'idea splendida e sono sicuro che se lei continuerà ad aiutarmi non potrò fallire. Presto, Ronny, corriamo ad avvisare Elizabeth. D'accordo, andiamo. Cosa? Sì, è così! Il barone e la tua matrigna sono complici! Vogliono farmi credere che tu e il barone siete innamorati! È così! E tuo padre ci cascherà! Firmerà la licenza e le balene moriranno! Va a parlare con tuo padre! Subito! Sbrigati! Avanti! Oh, Elizabeth, sono davvero molto felice di vederti. Avevo comunque deciso di venire io da te più tardi. Devo dirti una cosa molto importante. Non ho intenzione di sposare il barone Van der Tilt. Non sopporto né lui né quello che fa. Mi dispiace, papà, so che i tuoi piani erano altri. I miei piani? Il mio unico piano era di renderti felice, Elizabeth. Non voglio certo costringerti a fare qualcosa che non vuoi. Vieni. Papà. Papà, grazie. Papà.
pace. Stavolta non c'è nessuno che ti difenda. È da pazzi entrare così in una sala piena di umani. Accidenti, hai proprio ragione, amico. E che a volte sai com'è, dimentico che gli umani non sono tutti uguali. Eppure tu non mi sembri né pazzo né sprovveduto. Ma come ti è saltato in mente di infilarti lì dentro? Sai, è una storia un po' complicata. Sono entrato nel salone per cercare una ragazza. Non è un'idea geniale, Smile! È davvero geniale! Voi credete che funzionerà? Certo che funzionerà! Andrà benissimo! Organizzeremo tutto alla perfezione! Giusto, Roger? Oh, sì, bene, ma quando pensate di poterlo fare? Per domani sera al tramonto! Sul ponte! Oh, d'accordo, a domani! Io però davvero non riesco a capire tutte queste complicazioni che si creano gli innamorati. Vedrai, prima o poi le capirai anche tu. Barone, io e il duca usciremo fra qualche attimo. Sicuri di aver calcolato bene tutto? Certo! Non preoccupati, le traiettorie sono la mia specialità! Sto per fare gol! Ci sei, Ronny? Apri! Che comportamento. È una fortuna che Elizabeth non voglia sposarlo. Ci vediamo più tardi nel salone. Abbiamo organizzato una partita di canasta. Fanno amicizia. Che carino. Ci vediamo sul ponte! A più tardi! Hai ragione, Smile. C'è troppo fumo qua dentro. Sarà meglio uscire a respirare un po' d'aria pura. Andiamo! Convinto al primo tentativo. Devi venire sul ponte! Che succede? Cos'è tutta questa fretta? I delfini! Sì, i delfini vogliono parlarti! Oh, bene, andiamo! Andiamo a nasconderci là in fondo. Su. Ecco, ci siamo. Ci resta che aspettare. Ormai è fatta! Ora sapremo.
sapremo se si tratta di vero amore quello che riunisce le due metà della stessa mela. Che vuol dire? Se è vero amore, anche lui ci capirà e così potrà parlare con noi, fantastico, no? Fantastico, ragazzi, bel lavoro. Oh no, accidenti, l'orchestra! Presto, è tutto pronto, sono già sul ponte. Anche noi siamo pronti, il direttore aspetta solo un mio segnale. Allora non perdiamo altro tempo, vola da lui! Vado, vado! Signor direttore, siamo tutti pronti, può cominciare! Va bene, signori, daremo il meglio di noi stessi. Uno, due, tre, quattro! Non so come ringraziarvi, amici miei. Sono l'uomo più felice del mondo. Questa è una festa e ci vuole la musica adatta! So che è stata tutta opera tua. Sei veramente il mio migliore amico. Sono così felice. Ne ho fatte di cose sporche per il barone, ma fare la spia a questi ragazzi è la peggiore. Purtroppo non posso evitarlo. Il barone non ci penserebbe due volte a buttarmi in acqua. Così diventerei la colazione preferita di quel brutto ceffo di denti di ghiaccio. Oh no! Sono fuori di me. Perché non può intromettersi così nella mia vita? Attenta, ecco Rachele. Elizabeth, ormai è tutto stabilito, devi sposarlo. Non può tirarsi indietro. Allora sono stata chiara? Calma, state calme. Se ci tieni così tanto al barone, sposatelo tu. Cosa? Oh, sei una bamboccia sfacciata e impertinente. Se ami quel ragazzo, probabilmente avrà qualche qualità. Che ne dici di farmelo conoscere?
Se sarai felice lo sarò anch'io, piccola mia. So già tutto. Ci ha pensato il mio segretario a mettermi al corrente. È inammissibile, quella mocciosa viziata! Basta, basta con le chiacchiere. È giunto il momento di agire. Venga più vicino, meglio parlare sottovoce. Lo sapevo che avremmo fatto bene a venire a spiarci! Sta zitto e fammi sentire! Non c'è altro tempo da perdere! Diamo subito l'allarme! Ci conviene avvisare subito Smile e Don Juan! Corriamo! Ma quella grata non è mai stata chiusa! Guarda, è Smile che l'ha bloccata! Proviamo ad aprirla! Non ce la faremo mai! Qui ci vuole la potenza del mio calcio di rigore! Guarda! Che male! Ah. Il mio naso! Ma che diavolo succede, Smile? Non lo sento più! La grata era chiusa! Stavamo spiando nelle cabine del barone e abbiamo sentito una cosa davvero incredibile! Non volevamo credere alle nostre orecchie, ma siamo sicuri che il barone voglia affondare una nave! Non è possibile! Anche a me il barone Van der Tilt non è simpatico, ma da questo a credere che voglia affondare una nave, non ci credo. No. Credimi, abbiamo sentito perfettamente. Il barone vuole affondare una nave, hai capito? Una nave potrebbe anche essere questa. Inoltre abbiamo anche sentito parlare di balene e di permessi che vuole ottenere a tutti i costi, con le buone o con le cattive. E c'è un'altra cosa importantissima. Insieme al barone c'era anche la matrigna di Elizabeth. Non ci si può fidare di una che vive con un gatto! Sono perfettamente d'accordo. Qui c'è qualcosa di losco. È un'ottima deduzione, Ronnie. Non fa una piega. Nessuno ci crederà mai. Dobbiamo arrangiarci da soli. Smile, chiama i tuoi amici cani e non perdete di vista il barone e Rachele. Voi due, invece... Sarà fatto! Siete i più adatti a controllare tutta la nave. Cercherò di farlo anch'io con i miei amici gitani, perché sono gli unici umani di cui posso fidarmi. Aspettate! Il primo che scopre qualcosa, lanci l'allarme. D'accordo! Se il barone Van der Tilt sta tramando qualcosa, io lo scoprirò. E la pagherà molto cara. Io mi raccomando. Guarda che bel cagnolino. Che simpatico. Sei bellissima, sai? Non ci vedo più. Mi raccomando, è da trasmettere subito, da parte del barone Van der Tilt. Sarà fatto, signore. Facciamo quanto più baccano possibile, dobbiamo impedirglielo, forza, amici! So che la cosa è impossibile, ma si direbbe quasi che ci siano dei topi qui. Che succede? Blocchiamo il messaggio del barone. Non sappiamo cosa trasmetterà, ma non sarà nulla di buono. Dobbiamo immediatamente agire, Ron. Va bene, come lo fermiamo? A tutte le baleniere della flotta Van der Tilt. Abbiamo le licenze, procedete e buona caccia. Io non ci capisco di queste cose, ma non basterebbe tranciare il filo del telegrafo? Eh? Ronny, hai ragione, sei davvero un genio! Ma qual è il filo del telegrafo? Io non lo so! Ascoltate, amici, non abbiamo il tempo di scoprire qual è il cavo giusto! Sotto con i denti, rosicchiamo tutti quanti i fili! Eccomi, sono qui! Avanti, parla! Il Titanic deve affondare a mezzanotte. Noi saliremo su una scialuppa e tu ci condurrai sulla rotta delle altre navi. Ok, il colpo sarà fatto a mezzanotte in punto. Occhio a non sbagliare, denti di ghiaccio, o il barone ordinerà alle baleniere di dare la caccia a te e alla tua banda. Eh? Attento con le minacce, piccolo scagnozzo! Nei pesci cani non abbiamo mai fallito un attentato! Attento, amico! Tu non mi sei mai piaciuto! Potresti andarmi sempre bene per uno spuntino di mezzanotte. Sta molto attento. Nessuno che abbia minacciato denti di ghiaccio ha mai avuto il tempo di raccontarlo.
Ascoltatemi attentamente, il Titanic deve essere affondato e dobbiamo farlo a mezzanotte in punto! Sì, bravo! Distruggiamo! Affondiamo! A capo, per far affondare il Titanic lo dovremmo rovesciare! È impossibile! Che cosa? Ho sentito bene? Non esiste la parola impossibile nel nostro vocabolario, è molto semplice! Basterà farlo andare a sbattere contro un iceberg, un bel iceberg grosso e tagliente come un rasoio che aprirà il Titanic come un panino! Ma appena vedranno l'iceberg, faranno cambiare rotta alla nave e lo eviteranno! Dopo che avremo lanciato l'iceberg contro il Titanic, gli squali più grandi bloccheranno il timone con i denti. Così lo scontro sarà inevitabile e la nave non avrà più scampo. Sapete perché sono io il vostro capo? Perché sono io il boss, perché io so come risolvere i problemi. Sarà Tentacolino a fare il lavoro per noi. Ma capo, quello è scemo! Non lancerà mai un iceberg contro una nave piena di gente! È vero, capo! È un mollusco senza spina dorsale! Non gli ho mai visto fare del male a nessuno, neanche a una conchiglia! E noi non glielo diremo! Lo sfideremo dicendogli che è un gioco e faremo in modo che usi tutta la sua forza per lanciare l'iceberg più grosso che c'è contro il Titanic! Sei un genio del male! Signor Greg, siamo fortunati. Ah. Anche questa è una bellissima serata con un'ottima visibilità. Stasera sono veramente felice. Elizabeth è ritornata a cenare con noi e molto presto appianeremo ogni malinteso. Non è vero, mia cara? Sì, papà. Chiariremo ogni cosa. Oh no! Da qui non vediamo più niente! Andiamo! Che succede, Orca? Perché sei così nervosa? Eccolo laggiù, il perché. Denti di ghiaccio e la sua banda. Ehi, che salve, cosa Orca. Ci fai nel nostro territorio con tutti i tuoi scagnozzi? Calmati, siamo venuti solo perché i miei ragazzi vogliono fare una scommessa con Tentacolino. Che cosa c'è sotto? Di quale scommessa stai parlando? Ah, un gioco innocente. I miei ragazzi lo sfidano a lanciare un iceberg il più lontano possibile. Che bello, ci sto! Io sono pronto! State a guardare che gli combino. Io lo so che sei molto forte, ma i miei ragazzi pensano di poterti battere. Battermi? Che fai? Accetti la sfida? Certamente! E vincerò io! Oh. Bene, allora possiamo cominciare con qualcosa di leggero, così, tanto per scaldare un po' i muscoli. Sono pronto, sono pronto! Cominciamo! Ma sei impazzito? C'è qualcosa che non funziona. Io in tutta la mia vita non ho mai visto uno squalo giocare. Mettiti immediatamente al comando di una pattuglia e senza farti vedere da Tentacolino, prendi quella stupida orca impicciona e rinchiudila nel vecchio relitto. Va, muoviti! Forza adesso! Sì! Bravissimi! Bravi! Bravi! C'è cascato! Guardatemi! Bravo, bravo, complimenti! Sei davvero molto forte! Grazie, ma per me è stata una cosa da nulla. L'ho visto, ma questa era solo una prova. Adesso dovremmo cominciare a fare sul serio. Va bene, d'accordo, quando vuoi. Bene, che ne diresti di farmi vedere a che distanza puoi lanciare un iceberg vero, non un pezzettino di ghiaccio? Aiuto, Tentacolino! Ci siamo, o la va o la spacca. Ehi, cucciolo, vieni qui. Vieni qui, vuoi un biscotto? Mm.
Che cos'è? Vuoi giocare? Avanti, Smile, un altro biscotto per caso. Il messaggio è vicino ai biscotti! Ah, ce l'ha fatta! Vieni qui, bestiaccia! Buono! Fermo! Oh, che fatica! Non ne posso più! L'ho preso! E quell'uomo merita una medaglia! Di più! Si merita un monumento! Già! Anzi, due monumenti! È con estremo rammarico che le comunico che il matrimonio non si farà. Apprezzo la sua sincerità. Mia figlia la ringrazia per la sua proposta, ma è innamorata di un altro. Le auguro la felicità che merita. Inoltre sono sinceramente perplesso circa la caccia alle balene, ma sono pronto a esaminare con attenzione le sue carte. Oh, bene. Le ho nella mia cabina, se vuole accomodarsi. Ecco Smile, che cos'hai in bocca? Tieni. Bravo Smile. No, non ci posso credere. Mio padre non può aver concesso al barone le licenze. Sarà meglio chiederlo a lui. Andiamo. Si accomodi. La ringrazio. È piuttosto tardi, non credo. Sì, sì, è senza fare storie. Avanti, si siede. È sordo. Oh. Allora, come vede, mio caro Duca, qui ci sono le licenze di caccia, là c'è la penna, e a questo punto manca soltanto la sua graziosissima e utilissima firma per completare l'opera. Se lo scordi, io non firmerò mai. Le consiglio di firmare. No, non lo farò. Firma queste carte! Firma, maledizione! Se non firmi, ucciderò quella stupida presuntuosa di tua figlia! E quella specie di ballerino gitano, ti decidi? Firma! Ecco la penna. Prego, signore, entrate. Allora, ecco un'altra brutta sorpresa per il nostro duca. Non è la sua serata fortunata. Firma anche questo. Che cos'è? Non sai leggere, mio caro maritino? Firma senza perdere tempo. Ti mollo, vecchio stupido presuntuoso, e ora firma. Ti vuoi decidere? Su, firma. Come vede, mio caro duca, l'opera è completata. Io ottengo sempre quello che voglio. Andiamo, è tardi. Devo dirti un'ultima cosa, perché è giusto che tu lo sappia. Hai appena firmato il tuo testamento. Ed è inutile dirti chi ne sarà il beneficiario. Addio, signor duca, e buon bagno. Ma cos'è? State calmi, ragazzi. Non fatevi vedere così apprensivi. Bravo! Avete visto? Il piovrone farà il lavoro al posto nostro. Adesso devo solo convincerlo a lanciarne uno ancora più grosso e il Titanic sarà spacciato. Capo, ho visto in superficie le luci della nave che si sta avvicinando. Tra qualche minuto si troverà sulla traiettoria giusta. Perfetto! In azione! Bene, bene, tentacolino, hai già quasi vinto, lo sai? Grazie, denti di ghiaccio. Se ora riuscirai a lanciare una vera montagna di ghiaccio, ti dichiarerò vincitore e ti nominerò anche comandante delle mie truppe, eh? Va bene, ma io voglio anche il tuo cappello. Cosa? D'accordo, d'accordo, vuoi il mio cappello? Ti darò il mio cappello, ma ora devi lanciare in quella direzione l'iceberg, laggiù, ok? Il mio cappello! Lascia subito il mio cappello! Ho detto che te l'avrei dato quel lancio, ridammelo! Non è il momento! Cosa te ne frega del cappello? Va bene, stare. È tutto ok, tutto ok! Ora hai il mio cappello, ma diventerai comandante solo dopo il lancio! D'accordo!
Sono stato bravo, vero? Ma dove sono andati? Questa volta l'hai combinata grossa, tentacolino. Sono stato grandioso. Sventi, ragazzi! Blocchiamo il timone della nave! Oh. Ma lo sai che cosa hai combinato? Sì, ho vinto la sfida con gli squali! Hai lanciato un iceberg contro una nave piena di gente! Non so quante persone riusciremo a salvare in queste acque gelide! Quell'iceberg affonderà il Titanic! Oh, no! Piano, Jeffrey! Sei il solito incapace! Andate via, bestiacce! Che succede? Via l'allarme, dei pazzi si stanno calando in mare con una scialuppa. Immediatamente, capitano. Allontaniamoci il treno. Capitano, un iceberg in avvicinamento dritto a Prue. Cosa? Vira di bordo! Vira di bordo! E allora? Il timone è bloccato. Oh, signore. Provi a sbloccarlo! Forse ce la facciamo. Devono mollare il timone! Cosa sperate di fare, stupidi delfini? Ai passeggeri e mettetevi in salvo anche voi. Ma signor capitano, lei non viene? No, il mio posto è questo e non lo lascerò mai. Prima di imbarcarsi si assicuri che venga lanciato l'SOS. Buona fortuna, signori. Amici miei, se ci siamo nei guai. Accidenti. No, poteva andare peggio di così. Speriamo che qualcuno ascolti l'SOS e arrivi a salvarci. Il telegrafo! Tracciato i cavi! E non l'avete riparato? Ma siete impazziti contro tutte le regole? Marinaresche topifere! Vi rendete conto di che cosa avete fatto? Siete degli incoscienti, moriremo tutti! Oh, ci dispiace! Ci credo! Però potremmo sempre rimediare! Sicuro? Ed è quello che farete immediatamente, chiaro? Andate a riparare! Signor comandante! Spero che ci riescano o saremo spacciati. E comincia a riparare i cavi. Io vado a cercare Camembert. La sua forza ci sarà utile. Presto, muoviti! Accidenti!
Amber, non la tocco! Abbiamo bisogno del tuo aiuto, altrimenti saremo spacciati! Dobbiamo riattaccare i cavi del telegrafo! Andiamo! Sono già al lavoro! Guarda, se non ricolleghiamo i cavi non potranno lanciare l'SOS! Ho capito! Ci riusciremo, devi stare tranquillo! No, è impossibile, non ci si riesce! No, sta arrivando, ecco l'ufficiale! Questa è la nostra posizione. Lanci l'SOS e abbandoni la nave. Signor sì. Non abbiamo più tempo, dovete riuscirci! Oh no, non c'è più nulla da fare! Ho un'idea, usate i miei baffi per collegare i cavi. È pericoloso! Camembert non può essere morto! È un eroe ed è morto per noi, per la nostra salvezza! Ecco ragazzi! Diamo una lezione poi, maledetti delfini! Tentacolino, devi aiutarci! Tutto questo è accaduto per colpa tua! Che cosa succede? Cos'altro ho combinato? Meglio andare a vedere. Gli stanno attaccando i delfini! Tentacolino, aiuto! Vieni a liberarmi, ho bisogno di te! È la voce dell'orca? Ma dov'è? Sono qui! Imprigionata nel vecchio relitto! Coraggio, liberami in fretta! Fa presto! C'è bisogno del nostro aiuto! Sbarazzaci degli squali e poi corriamo verso il Titanic! Lasciami! Non c'è parapede! Tentate di salire sulle poche scialuppe che rimangono, ma mi raccomando, cercate di non farvi vedere dalle femmine degli umani. Si metterebbero a urlare e non è certo il caso di creare altro caos. Dovete pensare a salvarli. Non ce la faremo! Non ci sono scialuppe a sufficienza per tutti! Avanti, non spingete! Calma, signori, questa è già stracarica! No! Coraggio, corre! Vediamo nella cabina del barone. Papà, finalmente! Oh, mi avete trovato! Papà, ho avuto tanta paura! Anch'io, piccola! No, presto! Fuori di qui! La nave sta affondando! Dovete correre alle scialuppe! Certo. Non c'è più tempo da perdere! Sì, andiamo! Andiamo! Muoviamoci! Ma è un po'! Poi le spiegheremo! Adesso andiamo! Sono riusciti a mettere in acqua le scialuppe! Ma il duca è legato e imbavagliato nella sua cabina, barone! Annegherà! Già... Remi, Jeffrey, remi! Subito, duchessa. Denti di ghiaccio ci condurrà sulla rotta delle altre navi. Ci salveranno e vivremo ricchi e felici. Vieni. Almeno mio padre sa. Guardate, presto! Ora che ci hai liberato dagli squali, c'è un'altra cosa importante da fare. Guarda, la nave si sta spezzando in due tronconi! Hai ragione, ed è tutta colpa mia. Sono disperato, ma non so davvero cosa fare. Fai in fretta! Devi fare in modo che la nave non si spacchi finché tutti non siano riusciti a salvarsi. Sarà difficilissimo, ma ci proverò con tutte le mie forze. Marco, Fernando, dove siete? Dobbiamo rinunciare, la nave sta affondando. Ecco. Andiamo! No! Corri! Oh mio Dio! E quello cos'è? È la fine! Elizabeth, ci sono i tuoi amici delfini! Hanno chiesto di te! Devono dirti una cosa importante! Forse loro conoscono un modo per salvarci! Che cosa volete dirci? Volevamo dirvi che la piovra è un amico. Sta cercando di evitare che la nave si spezzi in due. Oh, e così forse i soccorsi arriveranno in tempo. Sì, abbiamo chiamato in aiuto anche le balene. Non dovete disperare. Tranquillizzatevi. La piovra è un amico e sta cercando di aiutarci. Arrivederci.
amici! A presto, Elizabeth! Ehi, eroe! Vorremmo ringraziarti! Non sono un eroe, ho soltanto 7 anni. E a dire il vero, tutto questo è successo per colpa mia. No, stai sbagliando. La colpa è soltanto della cattiveria e dell'avidità del barone Van der Tilt. No, gli squali mi hanno ingannato e così ho lanciato l'iceberg. Le balene! Stanno arrivando le balene! Eccole laggiù! Oh. Oh. Mi è sfuggito un tentacolo! Rivado giù! Sta attento, reggiti! Abbandonerò la mia nave. Sono tutti in salvo. Oh no, nessuno morirà per colpa mia. La nave affonda. La mia meravigliosa nave. Troveremo presto una nave che ci porterà in salvo. E grazie a questo documento diventerò immensamente ricco. Oh, maledizione!
Scusa, Jeffrey! Puoi farci annegare! Scusi! La tragedia del Titanic si tinge di rosa! Lady Elizabeth Camden, figlia del ministro inglese, e Don Juan de Almeida, principe di Andalusia, annunciano il loro matrimonio! Si sposeranno nella cattedrale di St. Patrick! There's a place not too far away, somewhere we can be alone. We'll discover how we used to be, when our hearts were innocent and free. Like a bird blinded by a storm, we try finding our way home. We could surely ride. Da questo momento vi dichiaro marito e moglie. If you put your trust in me again, tell me you still know the way to Ehi, amico! Ci sono notizie importanti per voi del Titanic! Grosse novità! Vieni giù! Mamma, hai una cosa magnifica da non credere! Che succede? Che cosa c'è? Che c'è, Smile? Dimmi! Sì, sembra incredibile. Guardi quel cane. Si comporta come se parlasse. Salite sulla carrozza. Seguimi, amico. Auguri! Venga, capitano. Ma quella deve venire è la carrozza lei. Per gli sposi. Venga, oh, signor no, Duca. No, ragazzo. Ho già avuto troppe emozioni oggi. Arrivederci! Cocchiere! Auguri! Segui quel cane. Sì, signore. Andiamo! Grazie, amici. È il più bel matrimonio a cui abbiamo assistito ed è anche un po' merito nostro. È vero. E voilà, eccomi qua! Tentacolino è vivo! Guarda laggiù sulle balene, anche gli altri sono vivi! Brava! Ciao! Tentacolino, sei un vero eroe! Non hai esitato a rischiare la tua vita per salvarmi. E da solo sei riuscito a salvare anche tutti quelli che erano rimasti imprigionati nella nave. Ma com'è successo? Come hai fatto? Raccontaci. Oh, è tutto merito delle balene. Io non ho fatto niente. È incredibile, sono tutti salvi. Guarda su quella balena, quello non è Camembert. È impossibile, Ronnie. Lo sai che è rimasto fulminato. Ronnie! Oh. 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 Ronnie!
Camembert! È ritornato in Brasile perché lui non sopportava il freddo. Adesso è diventato un importantissimo allenatore di calcio. Nonno, tu prima hai detto che il barone Van der Tilt è rimasto congelato nella sua barca. Allora nessuno darà più la caccia alle balene adesso, giusto? No, purtroppo non è così. Il mondo è pieno di baroni Van der Tilt. Cambiano nome, ma sono sempre gli stessi. E sta a voi e a tutti noi combatterli con ogni mezzo. Altrimenti sarà la fine delle balene. Ragazzi, venite a fare merenda e lasciate riposare il nonno. No, fate salvare, disperso, c'è detto dove hanno fatto. Non fate i capricci. Nonno piace raccontare le storie, ma molto spesso, come tutti i marinai, esagera con la fantasia. È tutto vero quello che ci ha raccontato. Insomma, adesso vai, su. Ciao.